ragazzi, sono Erika e questo è il settimo e ultimo video di una settimana con Diary of a Bibliophile. Se questa è la prima volta che sentite parlare di questo progetto, where have you been? Per una settimana ho deciso di fare un video al giorno. Come vi dicevo, questo ormai è il settimo, perciò siamo alla fine, alla conclusione di questo progetto. Però non vi preoccupate, perché se vi siete persi gli altri 6 video che ho pubblicato negli scorsi giorni, li trovate tutti linkati giù nell'info box. Ne approfitto come al solito per invitarvi, se non lo state ancora facendo, di seguirmi sui miei profili social, in particolare Instagram e Facebook, che sono quelli sui quali sono più attiva, per non perdervi neanche un aggiornamento del canale, e anche di attivare la campanella che vi permetterà di ricevere una notifica ogni volta che pubblicherò un nuovo video, così non ve ne perderete nemmeno uno di quelli. Detto questo però, passiamo all'argomento del video di oggi, che diciamo è un po' frivoletto, perché ho intenzione di mostrarvi la mia collezione di libri autografati. Il primo di cui vi parlo è Una voce dal lago di Jennifer Donnelly, libro che mi è stato autografato durante Mare di Libri. Nel caso non conosciate Mare di Libri, io vi linko il loro sito giù nell'info box, andate a darci un'occhiata, è un festival davvero meraviglioso e infatti la maggior parte dei libri che vi mostrerò oggi sono stati autografati proprio in quel festival lì, che è davvero un'occasione imperdibile. E nel suo autografo ha scritto For Erika, quindi per Erika, A Bright and Shining Light. Un altro libro scribacchiato a Mare dei Libri che mi è piaciuto davvero da morire, La ragazza dei lupi di Catherine Randall. Anche se purtroppo ha scritto il mio nome con la C e non con la K, ma la perdono perché è un po' fuori di melone la Catherine Randall, però è davvero simpatica. Poi, uno dei libri che sono più proud di aver autografato, perché è un libro che io ho amato follemente, sto parlando di Tinder di Sally Gardner. Incontrare l'autrice, sempre a Mare dei Libri, ovviamente è stata un'esperienza unica, perché lei ha veramente una mente particolarissima. Quando io mi sono approcciata a questo romanzo per la prima volta, l'ho letto tutto d'un fiato e mi sono domandata: ma chi sarà la personalità dietro a queste pagine? E quando ho incontrato Sally Gardner, tantissimi degli elementi di questo libro hanno assunto un significato ancora più profondo, ed è anche per questo che vi consiglio Mare di Libri come esperienza, perché è davvero unica e irripetibile. L'autografo me l'ha fatto nello spazio bianco del primo capitolo, perché per chi conosce questo libro saprà che le prime pagine sono tutte nere, mi si sta ribaltando il mio disegno di Tinder, non importa, ed è bellissimo. Poi ho un po' di graphic novel da mostrarvi. Le prime sono Nimona e i primi due numeri di Lumberjanes di Noel Stevenson, che questa volta non ho incontrato a Mare di Libri, ma ho incontrato alla Feltrinelli a Bologna, ed è stato un incontro davvero spettacolare, non solo perché ho potuto condividerlo con la Donatella di CB is the Way, che è sempre la mia compagna preferita per questo tipo di eventi, vi linko il suo canale giù nell'info box, ma c'erano anche i nostri morosini, quindi insomma è stato doppiamente bello, e io ho delle foto davvero pucciosissime con Noel Stevenson. E poi le graphic novel sono ancora più belle quando sono autografate, perché solitamente l'autore ti fa anche un disegno personalizzato. In Nimona mi ha disegnato Nimona, che è il mio personaggio preferito, quindi sono veramente contentissima che insomma abbia fatto questo, ed è bellissima. Mentre entrambe le mie copie di Lumberjanes hanno il cappello a marmottina. Probabilmente il mio incontro preferito in assoluto, anzi uno dei miei preferiti in assoluto, è stato quello con Teresa Radice e Stefano Turconi, che mi hanno autografato sia Non stancarti di andare, ma c'è un disegno bellissimo di Iris, ma soprattutto mi hanno autografato il mio preferito, ovvero Il porto proibito. E qua mi è stata disegnata una bellissima Rebecca. Vi stavo parlando di un altro dei miei incontri preferiti, e questo è stato con un autore del quale io parlerei sempre, però cercherò di non dilungarmi troppo perché l'ho già fatto abbondantemente in tanti dei miei video, e sto parlando di Aidan Chambers. Se volete sapere qualcosa di più su quest'autore, io vi rimando al mio video interamente dedicato a lui, che troverete linkato giù nell'info box, si chiama Focus on Aidan Chambers, e quello con lui è stato uno degli incontri più belli e ricchi della mia vita. È veramente stupendo, e avere questo libro autografato è solamente la punta dell'iceberg, perché poter parlare con lui e scambiarmi anche qualche mail di tanto in tanto è magico, è uno dei miei autori preferiti in assoluto. Poi un libro che mi sta molto a cuore perché rappresenta il mio primo incontro con una vera autrice in carne ed ossa, ed è How I Live Now di Meg Rosoff, che è stato il mio primo incontro a Mare di Libri, la mia prima esperienza a Mare di Libri, e io l'ho trovata per strada, quindi l'ho placcata e le ho chiesto se potevo autografarmi il libro prima dell'incontro e farmi anche una foto con lei, e bellissimo. Un altro libro di cui vi ho parlato in lungo e in largo, L'orologiaio di Filgrave Street di Natasha Pulley, che è una persona davvero deliziosa, che ha scritto un libro meraviglioso,
e qua l'autografo. Poi vi mostro Niente di Yentelle, dove ha scritto Because everything matters, quindi perché tutto importa, ma io la prima volta che l'ho letto, my fat ass ha letto invece di Because Bacon. Poi il libro di un'autrice che più frizzante non si può, Melody di Sharon and Draper, che ha fatto un autografo che, cioè, secondo me se avesse potuto mi avrebbe preso l'intero libro per scriverci sopra. E tra l'altro ha anche regalato ai presenti un segnalibro with her face. Poi vi mostro The Nest di Kenneth Oppel, nel quale ha disegnato anche delle simpatiche apine vespine che io detesto, però sono tanto carine per come le ha disegnate lui, e lui è veramente un autore fuori di melone pure questo. Non lo so, forse per essere scrittori bisogna essere un pochino fuori di melone, però il suo incontro è stato uno dei più divertenti ai quali abbiamo mai partecipato a mare di libri. Poi ho Il bambino col pigiama righe di John Boyne, e qua abbiamo semplicemente la firma perché è stato assediato letteralmente dopo l'incontro che è stato fatto in un teatro ed era veramente pienissimo, non so come abbia fatto ad ottenere il suo autografo perché era veramente una folla di gente. Poi l'unica autrice italiana di questo video, cioè una roba veramente allucinante, com'è possibile avere così tanti autori stranieri ma gli autori italiani solamente uno? Ad ogni modo, la prescelta è Beatrice Masini con La fine del cerchio, con la quale io ho anche parlato un po' della mia tesi, perché questo è un libro utopico che io ho letto anche, insomma, l'ho utilizzato come fonte anche per la mia tesi, quindi è stato molto, molto interessante. Mi ha scritto Erika e i suoi altri mondi. E infine, l'ultimo libro che vi mostro, autografato per una botta di fortuna, Divergent di Veronica Roth. Sì, io ho Divergent autografato e nonostante io mi sia liberata di Insurgent e Allegiant, Divergent, insomma, lo tengo ancora vicino al cuore, è stato uno dei primi distopici che ho letto ed è anche autografato. È stato assurdo. Bene, il video di oggi finisce qui, spero davvero tanto che vi sia piaciuto, ma soprattutto io spero che vi sia piaciuta questa settimana di video con Erika. Io mi sono divertita tantissimo a proporvi così tanti contenuti diversi, spero che abbiano divertito e appassionato anche voi. Fatemi sapere sotto nei commenti se vi è piaciuta questa settimana e niente, io vi ringrazio per avermi seguito, siete meravigliosi e noi ci vediamo alla prossima, purtroppo non domani, però comunque alla prossima. Un bacione a tutti, ciao!